Ciao, ben ritrovati sul mio canale Le Cronache della Bellezza per un nuovo video. In questo video parliamo di delusioni, di esperienze proprio non top. Lo sapete perché mi piace anche condividere con voi le mini disavventure, perché succede nella vita, ragazzi. Magari andasse sempre tutto perfetto, ma quando succede qualcosa di poco carino ci serve anche per riuscire a identificare meglio, riconoscere quali sono i momenti invece positivi e le cose belle che ci capitano. Vabbè, dopo questa frase un po' così, veniamo subito a noi. Allora, super preferiti, prodotti da avere, secondo me, se avete, diciamo, le mie caratteristiche, non mi sento di dire compratelo perché è ottimo, perché deve anche fare al caso vostro. Vi dico cosa mi è piaciuto e perché. E poi anche le delusioni. Allora, la prima delusione è quella che riguarda il colore di capelli. Il colore mi piace tantissimo, brava la mia parrucchiera che mi segue sempre con tanto affetto. Fatto di recente, l'avete visto, un altro taglio, spero di non aver fatto male, molto, diciamo, scalato qui, però ho avuto purtroppo una disavventura, cioè una reazione poco carina a questa tinta. Non so per quale motivo, non ve lo so dire. Io, come sapete, sono un soggetto allergico, può capitare. Per fortuna non è successo niente di grave, assolutamente, però ho iniziato, diciamo il giorno dopo. Però io sono andata dalla parrucchiera, ho fatto la tinta rossa, rosso ciliegia, poi dopo, il giorno dopo, inizio a sentire un prurito pazzesco che stava proprio qua, non nasceva da questa zona, e qua niente, invece solo qua. E però la tinta era stata messa un po' ovunque. Sta di fatto che io mi sono dovuta rilavare i capelli il giorno dopo, cioè io avevo i capelli splendidi fatti dalla parrucchiera, potete immaginare. Ho dovuto lavare tutto, sciacquare tutto, visto che effettivamente la tinta rossa scaricava. Non so cosa sia successo, io mi sono dovuta prendere un antistaminico per 2 giorni, una piccola pustolina, 2, le ho avvertite. Brutta esperienza, perché avevo paura di dover finire a pronto soccorso, di dover prendere cortisone o peggio. Meno male che sembra essere finita lì, però attenzione ragazze, insomma, quando andate anche a fare le tinte chiedete se c'è qualche prodotto che può darvi allergia, fate attenzione. Ecco, chiaramente è colpa mia perché non ho detto alla parrucchiera che io sono un soggetto allergico. Comunque, veniamo ora invece ad altro. Allora, vi faccio vedere un top e poi magari un flop, vediamo un attimo. Allora, un prodotto che mi è piaciuto tanto e che promuovo proprio sicura dopo averlo usato per almeno 2 settimane, almeno 3, è questo fondotinta di Mesauda. Ve l'avevo già presentato in un video, me lo ricordo, mi ricordo che vi avevo detto che lo avevo trovato in super sconto, l'avevo trovato veramente ad un prezzo eccezionale da Douglas, quando era appunto scontato insieme ad altri prodotti che ho acquistato, e vi metto il link al video se riesco appunto a farlo e non fa i capricci YouTube. Quindi assolutamente sì, assolutamente promosso. Perfect Skin Foundation fa effetto filler, effetto anti-age, effetto luminosità, come una radiosità che viene dalla skincare. Lo consiglio assolutamente per le pelli over, coprenza media, ma veramente buono, buono top. E voglio sottolineare, non vi costa un rene, cioè questo è importante da sapere, ok? Scusate, ma ho questo prurito, vedete, perché mi sono truccato un po' di più oggi per fare il video e magari qualcosa mi sta dando fastidio, purtroppo è un periodo così. Poi veniamo a un prodotto floppissimo, ragazze, ci credete che l'ho trovato in fondo in un angolo del bagno, mi sono detta: ah, ma questo non l'ho più usato, ma ci credo. Allora, io questo blush l'avevo acquistato da Kiko sotto suggerimento di una commessa. Il colore, a vederlo qui, è carino, assolutamente, però vi confermo, non scrive, cioè io adesso ne sto dando una quantità industriale per cercare di farvi vedere quello che fa. Praticamente niente, cioè io non riesco assolutamente a vedere questo blush. Bocciatissimo, ve lo dico già, è della linea Unlimited Blush di Kiko numero 01. No, proprio no, come non metterlo, cioè non compratelo, fate prima.
Super top invece questa crema viso gel al profumo paradisiaco di yogurt alla fragola, ma non è tanto questo, cioè è che è buona. Allora, Pink Grapefruit Face Yogurt, idratante viso anti-età, è una crema che trovo fantastica di Uizzi, che è un marchio italiano. Si può trovare da Pinalli e forse da Douglas, comunque io la cerco e vi metto il link nell'info box. Vi ricordo ragazze di mettere un like al video se vi sta piacendo, così sostenete la community, aiutiamo un po' l'algoritmo che fa sempre i capricci. Vi voglio far vedere proprio la consistenza ma anche il colore di questa crema, perché è un peccato non farlo. Quindi rosa, una consistenza gel, leggera, però ecco la cosa che più mi piace è che io la metto sempre la mattina prima di andare al lavoro sotto il trucco, ideale come base trucco, idratante, da comfort, nutre, ma non è spessa, fantastica, fantastica, davvero sottovalutata, il marchio non si conosce, non so perché, perché è davvero ottima ragazze. Poi un floppino, vediamo se è un floppino, no, tanti top ragazze, è un problema perché qui adesso di flop, ah no, aspettate, un floppino ce l'ho, è stato veramente un peccato perché l'ho acquistato questo latte detergente con tanta speranza. Se vi fa piacere utilizzare un latte detergente e non siete truccate, usatelo, è buono, mi piace, però non va bene per struccarsi ragazzi, cioè io che mi trucco pochissimo l'avevo provato diverse volte nel corso della settimana, l'ho messo, l'ho applicato in tutti i modi, cioè ho provato ad applicarlo prima passandolo 2, 3, 4 volte sciacquando, avevo l'asciugamano bianco, mi sono asciugata, il trucco era tutto spalmato sull'asciugamano, no e mi sono dovuta ristruccare, no, quindi questo per struccare no. Per quanto riguarda la detersione va bene, ok, un altro discorso. Super top i pennelli, che poi mi avevate chiesto come ti sei trovata con questi pennelli di, aspettate che riguardo bene, AMK Go. Benissimo, li sto usando sempre, questa è la pochette dove li ho trovati, mi sono stati mandati da una ditta che appunto li produce, il prezzo è veramente basso, ve li lascio in info box per vostra conoscenza, sono 25, sono tanti questi pennelli, vi faccio vedere magari quelli che uso di più. Allora, questo per il contorno occhi, questo qui è favoloso per il contorno occhi, poi questo è a goccia per sfumare diciamo le matite, la matita occhi, fantastico. Fantastico, questo anche più grande, poi questo va benissimo per le sopracciglia, pettinarle, e poi abbiamo anche il taglio obliquo. So di averveli già fatti vedere, ma volevo appunto riassumere il tutto dicendovi top, belli, non perdono peli, non perdono pelucchi, non sono rigidi, se li lavi si asciugano bene, si puliscono bene, non trovo un difetto sinceramente in questi pennelli, e ce ne sono davvero di tutti i tipi. Aspettate, vi voglio far vedere anche quelli un po' più grandi per il viso. Potete trovare quello per il fondotinta, quello per il blush, quello appunto per questo, quello un po' più grande che uso per i blush, per le polveri, ciprie o comunque insomma blush. E fra l'altro mi piace molto utilizzare questo pennello con un prodotto che avevo comprato di Mesauda, però non so se l'ho portato. Sì, l'ho portato. Allora, questo è un blush illuminante. Lo utilizzo con molto piacere, quindi va a finire direttamente nei preferiti, perché ve l'avevo fatto vedere come coperta acquisto in saldo, anche questo preferiti nei Mesauda, e bella soddisfazione. Questo purtroppo a malincuore lo devo bocciare, è un mattitone labbra long lasting di Puro Bio, bello, colore meraviglioso, davvero non riesco a trovargli un difetto, perché poi anche messo sulle labbra non dà fastidio, però io ho notato che dopo averlo usato 2-3 volte le labbra mi si sono seccate in un modo esagerato, non tanto all'esterno, cioè all'esterno non si vedevano le labbra screpolate per intenderci, ma all'interno io sentivo le labbra che non respiravano, cioè avevano bisogno di idratazione e nutrizione. Non lo metterò più proprio per questo motivo, perché sono stata talmente male con le mie labbra per un mese
Io penso che sia stato questo, ragazzi, non lo so, non ne ho la prova, ma sinceramente non me la sento di metterlo di nuovo e provare, perché mi ha dato tanto fastidio. Non è una questione di qualcosa che va via nell'arco di un giorno, quindi non me la sento. Poi, prodotti top, questa, definitivamente questa cipria, diciamo poco conosciuta, forse conosciuta maggiormente da quando ne ha parlato Giulia Cova, diciamo il dupe di quella di Charlotte Tilbury, non è traslucida, è una cipria color avorio che veramente dà grandi soddisfazioni. Questa cipria ve la linko in info box, costa pochissimo, 6-7 euro neanche, ed è fantastica. Vi scrivo anche il brand, che ora non ricordo. Poi un siero che credevo potesse essere un flop, invece ultimamente l'ho riscoperto e mi piace, è il siero di Revox, esattamente, al latte di riso e fiori di ciliegio. È un siero leggero, profumato in modo delicato, ma se ne mettete un po' in giusta quantità vi dà delle soddisfazioni. Io non so perché non ero riuscita all'inizio ad andarci d'accordo, non lo so, mi piace molto, e insomma ve lo consiglio. L'ho acquistato da Dem e c'è una linea con la maschera all'argilla rosa 3 minuti e la crema viso che mi è piaciuta tantissimo. Ora chiaramente, avendo la crema viso di Wizzy, non l'ho riacquistata. Poi un prodotto top che vi consiglio spassionatamente proprio per i vostri capelli è il trattamento intensivo riparatore di Fito Relax Professional Hair Care Keratin Plex. Vi faccio vedere, questo è il siero, ve l'avevo fatto vedere forse nei regali, ora non ricordo, di Natale. Questo siero che va messo pre-shampoo e va lasciato un po', diciamo, in posa da 10 minuti a un'ora, favoloso. Poi lo sciacquate, applicate lo shampoo, che è questo, il passaggio 02, Keratin Plex, vedete, passaggio 02, e quindi dopo aver sciacquato lo shampoo applicate il balsamo, step 03. Vi posso garantire che i miei capelli sono rinati con questo trattamento, davvero. Promesso, proprio ve lo garantisco. Il prezzo bisogna un po' vedere, perché ho notato che questa linea è più cara delle altre di Fito Relax per i capelli, però vale assolutamente la pena, secondo me molto più che tanti altri brand extra lussuosi, no, per i capelli. Cioè provatelo davvero, provatelo, ve lo straconsiglio. Poi una riscoperta, niente, volevo solo segnalarvelo, il mio rossetto amato di Corfe nella versione nude, ve lo volevo far vedere, è un nude che mi piace tantissimo. Ecco, mi piace tantissimo questo nude, ragazze, considerate che c'è la luce, quindi non è detto che siano mantenuti, diciamo, i colori originali, cioè dovreste vederlo un po' più smorto, ecco, con le luci, cioè un po' più chiaro. Però un altro prodotto che sto mettendo tantissimo è questo fondotinta di Pupa, di Deborah Milano, fondotinta Deborah Milano con complesso di ossigeno, oxygen complex, acido ialuronico, ottimo, non tende a segnare, chiaramente, però bisogna saperlo dosare. Coprenza media, non è un fondotinta luminoso, ma è un fondotinta che mi sta piacendo, effetto nude, effetto naturale. E poi cos'altro c'era? Guardo se c'era ancora qualcos'altro, perché poi io spesso tendo a non vedere le altre. Ah, giusto! Definitivamente preferitissimo, ve lo confermo, questo latte struccante detergente di Delidea, che vi avevo fatto vedere, credo, nel video precedente, mi sembra di sì, nello shopping. Latte tonico, ma come ho già detto non è quello che importa, ottimo perché strucca, al contrario del latte detergente di Coop, diciamo, c'è proprio un'enorme differenza. Questo strucca, questo no, questo va bene solo per la mattina o anche la sera, ma se non siete truccate. Mi sembra di avervi detto tutto, spero, gli altri prodotti li devo ancora provare. Spero che vi sia piaciuto innanzitutto il video, di avervi fatto compagnia. Aspetto i vostri commenti, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, mi raccomando i vostri commenti, e iscrivetevi al canale azionando la campanella per rimanere aggiornati tutta la volta che io pubblicherò un nuovo video. Quindi ci vediamo la prossima settimana e vi aspetto con i vostri commenti.
Un bacione, ciao!